Cari amici di Pronto e Servito, bentornati! Io sono Angelo e oggi prepareremo delle buonissime lasagne bianche con verdure. Si tratta di una ricetta completamente vegetariana, in quanto il ripieno di queste buonissime lasagne sarà esclusivamente di verdure. Quindi siete pronti? Allacciate i grembiuli allora che iniziamo! Ma come sempre, prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, basta schiacciare il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso iniziamo! Come prima cosa andiamo a pulire e a tagliare tutto ciò che ci occorre per la preparazione di questo piatto. Ci occorrerà un peperone giallo tagliato a pezzetti, una zucchina, una melanzana, una carota e una cipolla. In una padella addensiamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo a soffriggere la cipolla e la carota. Facciamo soffriggere qualche minuto e poi aggiungiamo tutte le altre verdure. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo un po' di pepe. E lasciamo cuocere il tutto con un coperchio per circa 20-25 minuti. E adesso possiamo iniziare ad assemblare le nostre lasagne. Iniziamo col mettere uno strato di besciamella sul fondo della pirofila. Poi aggiungiamo uno strato di lasagne, seguito da uno strato di verdure, un po' di mozzarella, ancora besciamella e poi una spolverata di parmigiano. E ripetiamo così fino a terminare tutte le lasagne. Nell'ultimo strato metteremo solo besciamella e una spolverata di parmigiano. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 20-25 minuti. E una volta sfornate, le nostre lasagne bianche con verdure sono pronte per essere gustate. Pronto? È servito!